Che cos'è quello? Che bello, dove l'ha preso? L'ho vinto in un rodeo a Lincoln. È molto bello, vero? Wow. È l'unica cosa che abbia mai vinto in vita mia. Che fame, ho proprio una fame da lupo. Bella notte, eh? Sì. Ma ce ne sono dei migliori. Che cosa c'è? Non puoi dormire? Non al coperto. Non è Reggiposi. Devo vedere le stelle io. Che cosa ti rode, Posi? A me niente. Per essere uno che non ha niente che gli rode, dai proprio l'impressione del contrario. Comunque, cosa servono tutte queste chiacchiere? A fare un po' d'amicizia. Non ho bisogno di amici. R. G. Posi sa badare molto bene se stesso. Come vuoi, ma ricordati una cosa. Questa è brava gente. Non ti farà del male e non ti deruberà. Sii gentile con loro e andremo molto d'accordo. Mi stai minacciando, Bifurco? No, te lo sto dicendo. Non mi piacciono le minacce. Non mi importa quel che ti piace, Posi. Basta che lavori. Tu sei qui fisso con questa gente, vero? Sì, è così. Ma tu non sei un Bifolk. L'ho capito subito. Da dove vieni, Shane? Questi sono affari miei. Sai, se noi due dovessimo batterci, intendo sul serio, se ne vedrebbero delle belle, non credi? Davvero? Certo. Ne sono più che sicuro. Tu non conosci R.G. Posi. Su questo ti sbagli, Posi. Io ti conosco bene. Buonanotte. Signor Posi, vuole bere? Rete mia, è anche tua. Quanta acqua hai portato per tre persone? Non è solo per bere, serve anche per il bucato. Ma se c'è una pompa a casa? Shane dice che la falda è bassa e che è meglio prenderla dal ruscello. La falda andava benissimo finché non siete arrivati qua voi. Piantare tutta questa roba fa male alla terra. Questa è terra da pascolo. E non bisognava destinarla a nient'altro. Zappare. Ecco qua, signor Posi. Sì? Le ho portato una camicia pulita. Sembrerò uno zappatore. Beh, in fondo, signor Posi, lo è. Devo fare il bucato. Posso lavare anche la sua roba. E stasera gliela renderò stirata.
Non deve preoccuparsi per me, signora. Quella maglia deve essere lavata. Oh mio Dio, che schifo. Ecco. E grazie tante. La cena sarà pronta tra mezz'ora. Non ceno qui. Se le interessa, ci saranno rape e prosciutto. Ah, sì? Buon appetito, allora. Io preferisco andare in città a bere. Anche i pantaloni devono essere lavati. Allora, come se la cava da Ristaret? Ehi, cowboy, ha accettato davvero quel lavoro? Credo proprio di sì, dal momento che sento odore di bifolco. Dovevo capirlo subito. Sono sopravvento. Non provochi. Ne ho già steso uno, potrei fare altrettanto con lei. Non mi dica che ha atterrato il vecchio Staret. Ha fatto tutto da solo? Ho preso a pugni uno che si chiama Shane. Si è battuto con Shane? Esatto, chi lo vuol sapere? Ruth Riker. Lei è il tizio che è venuto a chiedere lavoro ieri, no? Sì. Ma lui mi ha detto che eravate al completo. Si può sempre trovare qualcosa per un tipo in gamba. Come fare il mandriano? Esatto. C'è un letto e un salario per lei al mio ranch. Accetto. Credevo che i bifolchi mi avrebbero costretto a lasciare questo paese. I bifolchi sono dappertutto. Solo che noi ce ne liberiamo. Torna a dormire, ragazzo. Io me ne vado da qui. Non sopporto questa puzza. Non ti serviva il denaro? E questo denaro così sporco, no, ho trovato un vero lavoro. Un lavoro da uomo. Da Riker? Già. Vuoi di nuovo farla a pugni? No, mi piace battermi lealmente. Sbronzo come sei, l'unico che potrebbe battersi con te è Joey. Ma non mi va di svegliarlo a quest'ora. Non riesci a sopportarlo? Non ti va giù che io sia ancora in sella a un cavallo mentre tu resti qui a lavorare la terra come uno schiavo? Non solo lo sopporto, ma lo preferisco. Se tu fossi veramente un mandriano non lo preferiresti, non potresti. Posso, e lo faccio. Beh, e come mai? Posi... Sai cos'è un dinosauro? No. È un mostro preistorico, ora scomparso, perché non ha saputo adeguarsi ai tempi. Proprio come te, proprio come Riker. Riker non scomparirà. Forse lui no, ma tu sì. Spiegati meglio, ragazzo. E tu lasciami andare il braccio. Adesso. Non ci sarà bifolco al mondo che riuscirà a farmi scomparire. E nemmeno nessun bracciante, nessun fottuto bifolco potrà fermarmi, capito? Non è necessario perché ci penserai tu stesso. Sei un perdente, Posey. Nato e cresciuto. Continuerai a batterti, a odiare e a spaccarti quella tua testaccia dura giorno per giorno fin quando scomparirai come un dinosauro. Staremo a vedere. E io non sono un dinosauro, ricordatelo.
vuoi? Bravo! Su, non ti farò nessun male. Salve, signor Riker. Salve. Prego, signor Riker. Un bicchiere, Ben. Allora, com'è andato il primo giorno? Ah, bene. Mi sento nel mio ambiente, capisci? Ho dei capi davvero belli in quella mandria, non trova? Non mi riferivo al bestiame, signor Riker. Pensavo ai biforchi. Non ti piacciono i nostri vicini, eh? Lo può ben dire. Un anno fa avevo un lavoro su al nord. Buon salario, buon padrone. Poi sono arrivati i biforchi. Già, come sempre. Arrivano a frotte. Come tante cavallette. E puoi sentire l'odore lontano un chilometro. Prima hanno cominciato a recintare la terra. Poi il filo spinato. E poi hanno recintato l'acqua. L'acqua è la legge. La legge li autorizza a farlo. Così il bestiame non poté più pascolare né bere. E perciò il signor Kinniger... Kinniger? Lo conosco. Così, signor Kinning, dovete vendere buona parte del suo bestiame, io sono rimasto a piedi. E mi sono ritrovato con una sella, una pistola e un cavallo. Lo hai affrontato lealmente, Pusi? Cosa? Il bifolco che hai ucciso. Lo hai affrontato lealmente? Credo di no. Altrimenti Kinninger non ti avrebbe allontanato dal suo ranch. Dove l'ha sentita? Non l'ho sentita. L'ho intuito. Non appena ti ho visto, l'ho intuito. E che c'è di male? Non sono neanche esseri umani. Non si affronta lealmente un cane arrabbiato. Stammi a sentire, Posey. Guarda che non stiamo parlando di cani arrabbiati. Stiamo parlando di esseri umani. Che ti piaccia o no, sono esseri umani. Tu lavori per me, perciò tieni quella pistola nella sua fondina. Finché non ti ordinerò diversamente. Hai capito? C'è un bicchierino per me. Che è successo, Herm? È la prima volta che arrivi così tardi per un whisky. Alcuni vitelli si sono smarriti, li ho dovuti cercare. Recuperati? Tutti tranne uno. Grazie del whisky, signore. Shane! Nonno! Venite a vedere che cos'ho! Svelti! Beh, se è così importante, sarà meglio dare un'occhiata.
rete mia è anche tua. L'ho trovato io e sono riuscito a trascinarlo fin qui. Dove l'hai trovato, Joy? Lontano da qui, in quella direzione. Ma bravo, Joy. Da grande forse riuscirai a diventare qualcosa di meglio di un bifolco. Forse diventerai un cowboy. Ora dammi quel vitello, ragazza. Vuoi restituirlo, Shane? O hai intenzione di procurarti guai? Secondo la legge che tutti conosciamo, un vitello senza marchio appartiene a chi lo trova. Su, sbrigatevi. Quel vitello non era marchiato. A che serve questa legge? Nel caso ci fossero mandrie da riconoscere. Ma quale altra mandria c'è, tranne quella di Riker? Qualcuna delle mucche degli agricoltori affiliata? Allora, qual è la tua risposta, Bifolco? Prenditi il vitello. Dovresti già dormire? Sì, nonno. E allora perché non dormi? Perché non riesco a prendere sonno, nonno. Succede qualche volta, specie quando si hanno tanti pensieri nella testa. Non vuoi parlare con me? Beh, come preferisci. Se non vuoi confidarti, non voglio forzarti. Sono solo pensieri. Ah, sì, questo lo so. Ma nel tuo caso, se ne parlassi con qualcuno, forse riusciresti a vedere le cose più chiaramente e a prendere sonno. Non credi anche tu, figliolo? Allora parliamone. Da uomo a uomo. Da uomo a uomo. È di quel vitello che vuoi parlarmi? Sì, nonno. E di Shane? Sì, nonno. Pensi che abbia sbagliato a obbligarti a restituire il vitello al signor Posey, vero? Sì, nonno. Beh, anch'io la pensavo così oggi pomeriggio. Ma chi abbia torto o ragione non è in fondo la cosa più importante. Importante è il vitello? No, l'amicizia. Se dovessi scegliere tra un vitello e Shane, chi preferiresti? Che domanda. Preferirei un amico come Shane. Allora perché non vai a parlare con lui? Da uomo a uomo. A cuore aperto. E se non volesse più parlare con me, se si fosse offeso? Devi chiarire questa faccenda. Domani mattina. Adesso. Rete mia, è anche tua. Nonno. Sì, Joy. Sono contento che tu sia il mio nonno. È piuttosto tardi, Joy. Certo, sì. La mamma sa che sei alzato? No. Allora torna a letto. Shane. Sì? Tu e il signor Pose avete litigato? Sì. Ti ha anche picchiato? Sì, l'ha fatto. È per questo che gli hai restituito il vitello? No. Avevo faticato tanto per quel vitello. Anche il signor Riker potrebbe dire la stessa cosa, Joy.
Fatica per quel vitello e per tutti gli altri suoi vitelli da oltre 20 anni. La mamma dice che il signor Riker e gli altri cowboy ci odiano perché noi siamo diversi. Dice che odiare per questo è la cosa più brutta che un uomo possa fare. Sì, è una brutta cosa, Joy. Ma c'è di peggio. Come quando un uomo odia per denaro. Quando viene pagato per odiare. Quando con una mano in tasca il denaro e con l'altra preme il grilletto. Shane, il signor Posey è uno di quelli. Torna a letto, Joy. È così, Shane? No. Lui è di un altro genere. Joy, è ora di andare a letto. Uffa. Joy. Buonanotte, Shane. Buonanotte, Joy. Giornataccia. Sono lunghe le giornate con i bifolchi intorno. Ma ora caleranno le arie, Shane il vecchio. Ho sorpreso il ragazzo a rubare un nostro vitello. Alludi a Joy? Proprio così. Quel piccolo furfante figlio di bifolco. Ha imparato molto presto. Fuori dal mio saloon, Posey. Non dirà sul serio. Certo che dico sul serio. Le ripeto di uscire. Joy non ruberebbe mai un vitello. È un bravo ragazzo. E gli Starrett sono una brava famiglia. Lei parla come se quei bifolchi fossero suoi amici. Lo sono. E non mi piace che lei ne parli male. Ah, sì? Allora ci penserò io a sistemarli. Ha deviato il ruscello. Salve, bifolco zappatore. Mi chiedevo quanto ci avresti messo ad arrivare qui. Non c'è molta differenza tra deviare un ruscello e recintarlo, non ti pare? Posey, ora romperò questo sbarramento. E quando avrò finito, ti romperò anche la testa. Forza, allora! Thank you.
Che cosa fa? Signor Hyde, è un lurido bifolco quello. È sbagliato innalzare le cinti che fanno loro. Ma è anche sbagliato deviare l'acqua degli altri. Ritorna al ranch, Posey. Cerca Herve e fatti dare la paga che ti spetta. E fai in modo che non ti trovi più nella mia proprietà. Hai sentito? Mi hai sentito? Bisogna far qualcosa. Non è troppo tardi, no, no, non lo è. È anche la vostra battaglia. È la tua. È anche tua. È anche la tua, mi senti? È anche la tua. È la tua. È troppo tardi, Riker è finito, si è unito a loro. Ma noi possiamo fare qualcosa, possiamo schiacciarli, incendiare le loro fattorie. Quelli non sono neanche degli esseri umani. Sono degli invasori, dei dannati bifolchi. State tranquilli che nessuno si preoccupa di noi. Si sono insediati qui e si sono presi tutto. Finiranno col sopraffarli. Quelli non sono umani, non capite? Se uno di loro ha una pulce, tutti quanti cominciano a grattarsi come pazzi. Ma si può sapere cosa avete? Non mi state nemmeno a sentire. E dite qualcosa! $8.50. Non è il denaro che voglio, ma il vostro aiuto. Vi prego, aiutatemi. Loro sono solo dei bifolchi. Noi siamo tutti mandriani, no? Noi lo siamo, non tu, Posey. Però la cosa non ha molta importanza. Ti avrei licenziato comunque. Sei un perdente, Posey. Joey, vuoi stare fermo, per favore? Non c'è proprio bisogno che mi tagli i capelli, mamma. Certo, potrei anche lasciarti andare in giro così. Ma naturalmente dovremmo cambiarti nome, chiamarti Josephine. Ah, così va meglio. E anche tua. Shane! Dov'è Shane? Dov'è Shane? Credo che sia andato a far provviste in città. Se sbaglio. In città ho visto il vecchio, era solo. Se in città non c'è, allora non so proprio dirle dove sia andato né quando tornerà. Aspetterò. Signor Posey, vuole togliersi il cappello, per favore? Siamo rimasti senza zucchero. No, voglio il caffè. Ma io sì. Joey, vai a prendere lo zucchero nel deposito. E senza perdere tempo.
Vuole una fetta di torta, signor Posey? Seppellito quello zucchero. Il ragazzo ci impiega troppo. Troppo tempo. Oh, che vuole? Joey è sempre talmente lento. Sente, signora. Ergie Posey non si lascia far fessa. Se ha mandato il ragazzo ad avvertire Shane. Lo ha mandato da Shane. Voleva farmela, non è vero? Ragazzo! Torna indietro! Maledetta bifolca! Anche lei è come tutti gli altri! Ucciderò Shane. No, no, aspetta, Joey, torna subito indietro, per favore, aspetta! Perché ti sei messo di mezzo? Mi hai fatto licenziare. Mi hai messo contro persino i miei amici. Devo ucciderti. Mi hai sentito? Ti ucciderò. Mia, hai è capito? Anche tua. Fermo dove sei, Shane. Metti via la pistola, Posey. Mi resta ancora una pallotta, lei... Sì. Avanti, ragazzo. Dagli quella pistola. Ti ho detto di dargli la pistola.
Ora torna da tua madre, Joy. Metti via quella pistola. Farei bene ad impugnarla. E perché, Posy? Tanto non sparerai. Joy! Come vuoi tu, Shane. Pose. Non sai neanche contare. Erano sei, Pose. È quasi il tramonto. È ora di mettersi in viaggio. Rete mia è anche tua. Non mi hai sconfitto. Restano ancora molti posti per un uomo. Vattene.